Georgia! We're almost ready! The only thing missing is... the audience! Oh, no. Not an audience. Yeah! Do you want the last therapy or not? Hey, that's blackmail. No! It's therapy! Now go and get an audience! You got it, book. Yeah! So, are you two a team now? Yes, we are, as a matter of fact. Now let's get that audience. Io volevo andare a dormire. Sì, dopo aver fatto un bel concerto, ovviamente. Cos'è questo? Oddio! Oh, wow! Look at these! Ah, beh, giusto. She was just the cutest baby. Eh, sì. Madonna, che piccolina, insieme al cagnolino. Ma non ce l'hanno più. Avete ancora il cane, eh? Our family trips were the best. Dov'erano? Boh. Questa è la prima. You were really the best with Rose. Look how she loves being with her mom. We used to really have lots of fun together, huh? Yeah, we did. Tanti bei ricordi. E qui? An old orchard cabinet. That's... oh, sweet. This is my favorite track of all time. Sto girando. No, si può andare anche di qua. Tipo nel cartone animato. Oh, bellissimo, guardate da sopra. I coriandoli. And we go out with a bang. Finale col botto. Cioè, come nei cartoni animati, tipo. Hey, is this what I think it is? Gli aristogatti. O tipo, cado. Double time. Manchi. Ogni minuto della giornata. L'unico momento in cui non mi manca. No, I suck at these. Alright, let's see how far I get. Quando sono addormentato, comunque quando sto dormendo. Ma poi sogno te. La prima volta che ti ho sentito cantare, sapevo che eri unica. Grazie per essere te e per parlare con me. So che posso farlo ora. Penso che la cosa più bella che ho fatto nella mia vita è averti incontrato. Ti amo per sempre, Cody. Ma che carino! È Rose! Allora avevo capito. Cioè, qua c'è un minigame! Sì, l'ho visto. Oh, what are these things? I wonder if I can beat my high score. No, sta stato due volte. Però ce la stavo facendo per un bel po'. Dai, vabbè, andiamo. Facciamo il minigioco. Prova. Sì, salve a tutti. Sono appena arrivato, mi vergogno tanto. Ho una foglia in testa, sono fatto d'argilla. E sei un piccolino. Ma non è vero, il tappeto rosso. Si riesce. Si riesce a rimbalzare. È un po' difficile perché sei un po' troppo alto, ma già. Devi andare sopra questi cassetti. Lo sai? Al contrario. Ah, we. Ma è un... sì. Ma in che senso? Ci immergiamo nel gioco. Cos'è? Cambia consiglio. Guarda. Ah, aspetta, ma è tipo quei giochi musicali. Sì. Yeah, like when I used to kick your butt. Adossa, vabbè. No. Like I'm a fastlane.
certo che devo scansarli. Mamma mia. Un po' difficile. Parecchio. No. Oddio. Aia. Rubbish. Dannazione. No, 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 no. Dobbiamo rifarlo, difficilissimo. Perché io non ho capito all'inizio come fare. Difficilissimo. No. Accidenti. No, e come? Perché vai qui? Oh. Sono più veloce del vento, però io non ci sto capendo niente. Oh, oh. No, no. See you later, man. See you later, man. Aio. Porca miseria, no. No. Difficile. Seriamente. No. Nanino. Nanino. Porca vacca, sono lì, sono vicinissimo. No. Ah, ma quindi c'è un traguardo. Sì. Sì, giusto. Porca vacca, quanto... quanto sono vicino, non ci arrivo. No. Easy. Easy. Easy peasy. Oh, fierce competition. Guarda quanto ero vicino. A parte il fatto che io continuavo a tenere così l'analogico, quando invece basta fare così, così, così. Vabbè, tastare una volta. Poi io ci provo, non ci voglio riprovare. Tenere... appunto. Ma io ci stavo provando per un qualche momento. Ma... mamma cioè, tenere troppo right, a destra, tenere... Oh, comunque, questo è il secondo insieme a quello della, della tartaruzzi. Della lumaca che... dove ho... serie difficoltà. Incredibile. Oddio. Sto prendendo la mano, vaffanculo. Anch'io. Dai, vabbè, ma... oh! No! M'ha fregato! No! No! Quanto ci stai prendendo la mano? Aiuto! Come on. No! Vaffanculo. No! 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 Ma dai! Alla fine è difficile, ma non ho capito dov'è il traguardo, comunque. Ci sono arrivati. Cody? Don't make Cody! Eri vicinissima, com'è possibile? Ma non c'è un traguardo, più che altro è quante volte io... cioè, tu vieni abbattuto, comunque, batti no, contro... c'è il traguardo! Ma io sono arrivata al traguardo e chissà perché hai vinto tu! VIP, siamo dei VIP! Le lampadine queste qui! Hey Cody, come check this! Il club! Hey, buddy, over here! What's up? Can you let us in? Sorry, kids, no minors. Kids? Cosa? No, 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 no. We're just small in size, that's all. Yeah, right. Get out of here, kiddos. Excuse me, we are adults. You have some ID? Oh, no, we left it at home. That's what they all say. Yo, yo! Glow stick, they're with me. Dr. Akeem, my bro, they're with you? Yeah, 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 they're my clients, come on. Sorry, no, ma in una volta, guarda. Grazie mille. Ci mancherebbe, sennò come andava. He's coming through. Not so cocky anymore, are you? Huh? Huh? Sì, non provocare. Non può fare niente, ma anche perché però... non voleva fare il bullo. Semplicemente era il suo lavoro. Infatti. Ma che cos'è? C'è una pista di Mario Kart. Qua c'è la valle. This is surreal. Surreal, but fun. Mamma mia. Già. Ma non si può fare. Hey, you know, quadrato. Faccio un quadrato. Non serve. Che due. Vieni.
Max! Mario Kart! Quando ti fa ritornare in pista in Mario Kart? C'è qualcuno che ti tiene per mano? Porca! Quando il gioco ti fa ritornare cosa in pista? Cosa? C'è qualcuno che ti tiene per mano? Certo, se non cadiamo altre volte. Oddio! Quanto rischiato. Per prendere il turbo. Olè. Bellissimo. No! Dai, ho perduto. Vado. Presa al volo. Brum. Brum, brum. Via. Vabbè, sembrano delle bolle. Sono delle bolle. Le bolle fa. Sono delle bolle di musica. E infatti anche la musica fa tipo bolle. Un occhio. Un occhio. Vabbè. Oddio, ho fatto in tempo. Damn! You're pretty good at the sliding thingy! La 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 la, non ti sento! Oddio! Oh! E dai! Cioè, per un pelo! Grazie! Dio mio! In quanto livelli c'è niente da fare. Ma troppo! Cioè, devi andare veloce. Giusto. Più che altro, appena fuori escono, devi fare subito. L'ho fatto adesso. Che ci stava bene. Sì. Scusa! No, visto alla fine che devo lanciare il pianto. Però almeno ho aperto la porta. Adesso. Oddio. This is the weirdest nightclub I've ever been to. Weirdest and most awesome ever. Ah, visto. Dobbiamo romperla. Quella palla non sembra robusta. E infatti, appena detto. Aio. Wow, it's rolling. Move it, move it! Vabbè, dai. No, stiamo vedendo di tutti. Di tutti i colori. E ce ne sono. Di coppe di crude. Ci sono tanti colori. Quindi. Ci sono tanti colori. Na, na, na. Guarda. Non posso cantare. Vabbè, devo pensare a correre. Già spreco fiato. Sto andando contro. Perché devo pure saltare in effetti. No! Alla fine ho fatto veramente schifo. Sta andando più veloce. Aia, queste schegge. Oh. Certo che dovevamo proprio romperla. Eh no, ma era l'unico modo. No. No, niente, guarda, all'inizio stavo andando benissimo. Vabbè, ma qua fa più veloce comunque. Cioè, Dio mio. Non ce la faccio. Non ci capisco niente. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Certo. Stavo per morire. Sono morto anch'io un paio di volte. Spettacolare. Guarda! Non posso più. Madonna, che figata. Triangoli. Pink Floyd. Come è? May. You know this has been hands down the weirdest experience of my life. Beh. I'm glad I didn't have to do it alone. Yeah. It's been crazy, dangerous, nerve-wracking. Fun. Tutti aggettivi azzeccatissimi. Direi. Do you hear that crowd, May? Yeah, this is exciting. Ci devo aspettare. E qui
Ah no, pensavo che non ci dovessimo far schiacciare. Però... giusto. Ah, ma mi sembrava giusto giusto. I DJ, ragazzi, i DJ. Hey, we didn't do anything. Why are they booing at us? Okay, baby, groove it. Woohoo! Come on, glow sticks, dance with me. What are you doing? Where are you going? Come on, glow sticks. Hey, Cody, May, play some music. Make them dance. Maybe they will if you leave the dance floor. Yeah, dude, seriously, I think you're scaring them. No way, baby. I'm killing it. Can't you see my hip gyrations? Woo! Oh, please stop. Oh, please, no. Woohoo! Oh, my God. My moves are so good. Look at this. Right, left. But to make the audience dance, you need to play the music. Get the audience on the floor. Let's DJ, baby. Ragazzi, il DJ, eh? Non si è capito? Oh. All right, let's figure out this DJ thing. I'm sure we can make them dance again. No, no, Boring. No, yeah. Vabbè. DDR è questo. Sta a fare quello? Vabbè, sta ballando però. Quello. Ok, well, man. Ma lui è proprio da avanti. Guarda come balli tu. Ti prende questo gioco? Beh, non è... Aio, no, ho sbagliato. Io faccio sempre la capriola per arrivare ai primi. Perfetto. DJ, ragazzi. Ale, vabbè. Come on, let's go! Quella cannuccia lì. Capito, però non è che ti devi succhiare. Oh, where are we? Oddio! I think we're inside the audio cable! Wait, what are we writing on? No. Hey. No way! Woo. I always wanted one of quello che stavamo creando altra. Wow. Yeah! Aggiungevamo un po' di... aggiungiamo un po' di... elementi elettronici. No! Sbagliato! Era un vero! Aio! Musica anni 80 che fa ricordare sempre Stranger Things! Incredibile, l'ho cansato questo! Vabbè, ma che esperienza! Oh, absolutely incredible. Balla e gira.
Look at them. Yeah, look at that audience. They're excited. Yeah, so am I. Are you ready for your performance, May? Are we still missing something? No, we got everything we need. Oh. It's showtime, baby. Woo! Ah, vabbè, non aveva ancora cantato comunque. Gli ho fatto anche il camerino. You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Yes, that would make you relax. Cody, let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May, break a leg. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Oh, yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No. Just sing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Sei solo tu. Dai, che Duran Duran non sono nessuno. Lei è il mio preferito. Sembrava Duran Duran. Invece. Dai, andiamo. Oddio. Ma io sono veramente una formica. Ci vedi che mi metto a cantare adesso? Sì. From the heart. Cioè, ti mettono in mezzo sto robo. Un po' di spazio. Madà! Che bella! Vuole assistere da sopra. Giusto che sia così. Io devo avere il posto migliore. This is gonna be special. Giostra in lontananza. Che sarà questa la canzone che canterà? Sì, vero? Voglio vedere un attimo lo spartito. Scusa, non era quello. No, spera, questo. Vabbè, va, sì. Chissà, ok, quegli sono pronta. Sì, quindi. Oh. Ho paura. Oh no. Voglio leggere le storie. Dai, come no. Oh, le leggo un po'. Senti ciò. Oh no. Oh no, no. Pronti? Hi guys. Per questo momento la svegli. Vai, oh dai. Ho capito. Adesso scherzo. Come on, May. You can do this. I believe in you. Come on.
found your favorite song. You can listen to it when you feel better. I love you, Mom. You can do this, May. I know you can. Sì, e intanto le lucine si sono goduti lo spettacolo senza pagare un centesimo. Vabbè. Quasi gli era piaciuto essere argilla e con quell'aspetto. Certo. Si era abituato. A questo sicuro. Che poi solo lui. Rose! Cody! May! It worked! Yeah, we're back! Where's Rose? I don't know. Rose?
May. What? A letter. È vero, l'ultima parte della lettera. Dear Mom and Dad, I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, Mom. I love you, Dad. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. I packed a sandwich and a lollipop. Oh, no. Sweetie! I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Does that mean you can become friends again? Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay. Come here. Where did you find this? I found it at school. In a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Let's go home. Okay, so Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win? Mom, of course. You're right. And that's why I like to hang out with her. Cody, I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. No. Insieme è meglio. C'è un finale migliore di questo, non potrò. Cioè, beh. Dicevo che era inaspettato, perché comunque ci si aspettava che... Oddio, il fatto che se ne andasse di casa, boh, non ero proprio convinto. Pensavo, boh, possibile che prima o poi deciderà di andarsene di casa perché penserà che è colpa sua. Cioè, è una cosa che si era già vista in altri film, in film o altri prodotti comunque. Però non pensavo che sarebbe andata così. Però, vabbè. Questo bel cerotto sopra l'elefantina. Infatti, con... Però vabbè, non è che sto dicendo che un finale così ci sta. La piccolina. Che sei scappata. Non è giusto. Là, come ricordo. Balsa la pena. Ma tanto già la demo già faceva vedere che era molto divertente. Cioè, dalla storia non capivi molto, ovviamente, ma la demo era la demo. Poi noi andavamo sempre sotto.
sotto la casa, per dire. Sotto la casa. Dentro la casa, cioè da tutte le parti. Il videogioco in generale mi è piaciuto molto. Livelli, tutte le dinamiche di gioco. Sono stato poi anche il fatto che c'erano dei minigame nel mezzo, nelle varie ambientazioni. Con la musica tanto coinvolgente. I doppiatori sono inglesi, cioè hanno un accento inglese. Sì. Senti, per esempio, la madre, ma già comunque la figlia. All'inizio, non so perché, ma pensavo come se loro si fossero appena trasferiti, mentre abitavano già lì, semplicemente la madre veniva da... Boh, da chissà dove, magari dal lavoro. Sì. Ma avevo capito così. Dove? Da lavoro? Sicuramente questo si aggiunge ai videogiochi più belli. Ci sta alla grande il fatto che si può giocare solo e per forza con due persone. Primo perché comunque, appunto, è più coinvolgente, più divertente. Si parla di unione, di amicizia, di collaborazione. Intanto c'è Navarro, direttamente da Uncharted. Poi, come prima giocata, non è andata male. Chissà quanti trofei siamo arrivati. Infatti, perché... Sì, perché eravamo arrivati al 57%. Anzi, più. Quindi... Ah, di più. Vabbè, 54, 57. Di più di 50. Cioè, più della metà. Me è di legno. Ah, ok, quindi lui... Eh sì, bambola di legno. Cody è di argilla, lei di legno. Ah, ok. Sicuramente ci saranno dei significati dietro. È un caso? Magari per differenziare, ok, sì, però è un caso. Vabbè, ci illuminiamo di mezzo. Ah, quelli sono tutti i minigiochi. Quanti ne abbiamo trovati? Alcuni ne abbiamo saltati, purtroppo. In orbita nemmeno uno. Vabbè, anche in C'era una volta ce n'è uno e non l'abbiamo trovato. Qua c'era la torre. Ma la torre era un minigioco? Se non mi sbaglio, no. No, perché quando l'abbiamo finito abbiamo ottenuto il trofeo. E per i minigame non si hanno i trofei. Comunque abbiamo fatto un bel po'. Sì. È qui che abbiamo saltato un po' di cose. Quindi ce ne mancano 8. Questo è al top dei videogiochi che sono usciti quest'anno. Good Win. La cosa più difficile che abbiamo fatto è stata la torre, ma vabbè, la si capisce. Cioè, porca miseria, quanto è stato difficile. Il minigioco più bello, poi... Bah. Il tema più bello. Pensavo durasse di più. Comunque uno pensa, prima o poi, si sistemeranno le cose, quindi... Di conseguenza, poi per questo avevo detto. Le lunghe. Quindi sarebbe stato, non dico noioso, però uno avrebbe pensato prima o poi... Ma porca miseria, ma... Quindi ha ricambiato. Perché lei ha incoraggiato lui riguardo la sua passione, riguardo al giardinaggio. Ma questo è il fatto che hanno perso completamente la passione. Allora, già non c'era la passione fra loro due. Di conseguenza non avevano più la testa lì a pensare che bello io che faccio giardinaggio, che bello io che canto. Cioè, c'erano tante altre complicazioni, quindi... Si è perso tutto. Poi è stata bella la parte quando il libro ha insomma incoraggiato May nel camerino. Lei aveva detto non ho paura di deludere tutti e lui ha risposto tu devi solo fare del tuo meglio. Parlava del lavoro, quindi se non è perfetto non mi impegnerò nel lavoro. Deluderò la mia famiglia. È stato bellissimo ieri, giustamente. Nel frattempo la luce se ne andava, diceva ciao ciao. Quando però eravamo in paradiso, cioè il gioco era ambientato in paradiso, tipo, abbiamo messo una sorta di luce. Quindi pure noi eravamo in paradiso. Abbiamo provato tipo qualche giorno fa. A Fortnite. Lo split screen. Ecco perché si chiama Fortnite. Fortini. Non ci è piaciuto, cioè, davvero, con tutto ciò che abbiamo utilizzato. Eh sì, con tutto ciò che abbiamo utilizzato, un monitor che non è proprio piccolissimo,
Ma il fatto che sia così a metà Uncharted è organizzato allo stesso modo, proprio uguale uguale. Ma là sappiamo gestircela meglio. Ha vinto. Game of the Year. Ci vediamo al prossimo video. È stato bello finché è durato, come al Prossimo solito. Alla prossima.